Ragazze, bentornate in questo nuovo video. Oggi finalmente andiamo a provare i prodottini di Astra che vi avevo fatto vedere tempo fa su Instagram. Quindi se non ancora mi seguite, correte a farlo. La primissima cosa che voglio iniziare a fare ovviamente sono gli occhi. Quindi vi faccio vedere la meravigliosa palette. Cioè, a parte che io adoro tantissimo il pack, il colore è bellissimo e è wow. Questi sono i colori all'interno e mi piacciono da morire, quindi non vedo l'ora di provarli e vedere cosa ne viene fuori. Un'altra cosa che volevo assolutamente provare, che avevo comprato, dove l'ho messo? Ecco qui, che avevo comprato insieme invece alle maschere di Make Up Revolution, l'ultimo video che ho fatto, se non l'avete ancora visto ve lo lascio in alto, è questa qui, che è una base appunto da applicare, un primer con base bianca, però che almeno dovrebbe essere bianca, non lo so, da applicare prima del trucco, prima degli ombretti, affinché si veda un po' di più la pigmentazione. Io ho le mie nuove orecchiette, cioè sono carinissime. Eccolo qui, questo è il prodotto, il pack. Sembra, cioè non sembra, credo che sia, è la stessa linea del fondotinta che uso io di Make Up Revolution. Vedete, sono uguali. Eccoci qui, questo è il risultato di questa base bianca che ho steso sull'occhio. Devo ammettere che è bella, cioè si è stesa bene, sono stata un po' a stenderla, però probabilmente perché non conosco bene la consistenza, quindi devo imparare come stenderla, però mi piace come prende sull'occhio. Comunque ho intenzione di provare a fare due look diversi, appunto siccome sono dei colori che mi piacciono tantissimo, sarebbe un peccato fare un solo look, quindi voglio provare a fare un occhio in un modo e un occhio nell'altro. Ah, mia unghietta. Inizio prendendo questo colore di qui. Ok, devo ammettere che il primo colore ha steso benissimo, mi piace, è venuto proprio bello bello pieno, è fantastico, mi piace un sacco. Cosa che magari non capita spesso con i trucchi di Make Up Revolution, perché molte volte ci devi passare mille volte affinché un trucco, cioè un ombretto, prenda bene. Invece questo qui devo ammettere che è proprio bello compatto, cioè non lascia spazi bianchi, mi piace questo effetto. Proseguiamo con questo, che secondo me, ragazzi, è una figata pazzesca, cioè questo mi ispira tantissimo. Ritorniamo con il colore precedente e continuiamo la parte restante. Questo comunque è pazzesco, cioè ha tipo questo glitter che ho steso al centro, ha tipo delle particelle dorate e argento, è qualcosa di stupendo. È la prima volta che provo i prodotti di Astra, quindi voglio capire bene con cosa ho a che fare, ma già capisco che sono comunque dei prodotti di qualità, a un buon prezzo comunque, cioè c'è un rapporto qualità-prezzo allucinante, niente da dire. Niente da dire, ragazzi, no no no. Vado a sfumare un po' il tutto nella parte dell'arcata superiore. Devo dire che si sfumano in maniera eccezionale. Allora, primo occhio terminato e i colori mi piacciono da morire, soprattutto, ragazzi, il glitter è pazzesco, cioè ha preso benissimo senza che ho avuto bisogno praticamente di applicare di nuovo la base bianca per farlo vedere, cioè è venuto molto molto bello, mi piace, sono soddisfatta. E anche quel verdino è molto bello, ha preso molto molto bene. Adesso sono curiosa di provare gli altri, cambiando appunto look, e inizio proprio, ovviamente, l'altro occhio sarà fatto di rosa, e inizio proprio da questo colore. Devo ammettere che è molto molto bello come colore, cioè si vede parecchio.
Probabilmente il lavoro è dovuto sia dagli ombretti che dalla base che ho messo, perché devo ammettere che la base sta dando davvero tanto. Proseguo con questo colorino di qui. Dove cacchiaro la sta questo? Mi piace un sacco, sembra tipo un bronzo, non lo so, è figo questo, il colore sulla pelle, è molto bello, non lo so, mi ispira un sacco. A parte che avevo fatto lo swatch di tutti i trucchi, non di tutti, di alcuni colori che mi piacevano, avevo fatto lo swatch su Instagram quando vi ho fatto vedere il mio pacchetto e devo ammettere che sono rimasta molto molto colpita dai colori, perché comunque io non ho mai provato Astra, è la prima volta che ho acquistato da questo brand e mi sono piaciuti davvero tanto i prodotti, cioè almeno la palette mi sta piacendo da morire, si stende benissimo ed è un sacco pigmentata, non hai bisogno di fare chissà cosa, cioè fa tutto da sola, a parte che questo colore merita tantissimo, cioè è bellissimo questo colorino di qua. Merda, no. Allora, dicevo che ho avuto dei vari problemi, ma lasciamo perdere io. Ogni volta che registro un video ci stanno dei problemi. Mi si è scaricata la batteria della camera, quindi ho dovuto fare delle cosucce. Ma comunque, continuiamo e proseguiamo alla parte interna dell'occhio con il primo colore che avevamo preso. Perfetto, quindi questo è il risultato dei due look occhi. Ovviamente adesso vado a definire un pochino di piccoli, piccoli difetti che ci sono e proseguiamo però, prima di fare tutto appunto, mettendo il primer, questo qui di Makeup Revolution, ve l'avevo già fatto vedere e lo sto testando. Mi sto trovando discretamente bene, è carino, non è male. Mi piace, il profumo è fantastico e la consistenza è molto molto bella, siliconica quando la si stende, mi piace un sacco questo primer, raga, ve lo consiglio davvero perché è molto molto bello, cioè a me piace da morire. Dopo aver steso il primer mi sono dimenticata di prendere il correttore. Io ciao Vanessa oggi. Vado con il correttore, sempre questo qui di Makeup Revolution, e mi sta piacendo tantissimo anche questo, a parte lo scovolino, mi piace, cioè non è malvagio, mi sta piacendo. Dopo il correttore andiamo a provare il fondotinta, questo qui ovviamente di Astra. Spero che la colorazione sia quella giusta. Ho preso la 01, credo che sia la più chiara. Botta, questo mo' confezionato così, io con le unghie, ciao. Ce l'ho fatta. Quindi vado a provare un attimino la colorazione, mi sa che è un po' chiara. Non so, mi sembra un pochino chiara. Eh sì, ragazzi miei, è un po' chiaruccia la colorazione, cioè un po'. Ho preso una colorazione troppo chiara, pure dal sito, boh, mi sembrava perfetta per me questa colorazione. Invece è un po' chiaruccia. Cioè, mannaggia, mi dispiace perché la coprenza ce l'ha carina, non è male, devo ammettere che mi piace. Ma comunque, bando alle ciance, non perdiamoci su purtroppo questo piccolo problemino in corso. E andiamo con la cipria. So fa un casino oggi. Con questa qui, che mi sta piacendo da morire. L'altra ormai l'ho quasi finita, cioè ormai non ne ho praticamente più. L'altra di Makeup Revolution, quindi sto usando sempre questa così posso testarla come si deve e capire se mi piace oppure no. Attualmente devo ammettere che mi sta piacendo, non è male. Bene, dopo aver messo anche la cipria ed essere appunto un fantasmino, passiamo alle sopracciglia. Vado ad utilizzare il sapone per sopracciglia che vi avevo già fatto vedere. Spruzzo
E vado a... Porca! Devo ammettere che sto... Cioè, non sto amando, ma mi sta davvero piacendo questo sapone per sopracciglia. È bello, la consistenza mi piace tanto. Lo sto usando... molto molto spesso, più di quanto io potessi immaginare. Quando l'ho acquistato ero un po' scettico, ho detto sa che cosa ne viene fuori, chissà. Invece mi piace un sacco, lo uso spesso, certe volte uso direttamente solo questo, non metto neanche la matita per sopracciglia, dipende un po' come sono di luna, però mi piace. Allora, ho sistemato le sopracciglia, ho messo la matita per sopracciglia di... Dove l'ho messa? Di Make Up Revolution, quella che sto usando, mi sta piacendo dopo aver messo il sapone. Anche se vi stavo dicendo che mi piace tantissimo anche solo l'effetto del sapone. Dopo aver messo la matita per sopracciglia ho messo fuori camera perché mi piaceva tantissimo, l'ho visto, sta là, ho detto ma quasi quasi lo provo. Ho messo questo ombretto, aspettate che ve lo faccio vedere. Questo qui l'ho messo praticamente come illuminante nell'angolo interno dell'occhio e ragazzi, è pazzesco, mi piace da morire, cioè sembro, non lo so, è bellissimo, mi piace un sacco l'effetto che fa. E per quasi finire andiamo con il mascara, sempre di Astra. Allora, lo scovolino a parte che mi piace tantissimo. Allora, questo è un occhio col mascara, questo è senza, non so se si percepisce la differenza, spero di sì, perché devo ammettere che me le piega un sacco. Ed è bello perché non prende nemmeno tanto prodotto, vi dirò, ve le separa perfettamente. Mi piace l'effetto che dà. Ritorniamo qui. Ok, sì, mi piace un sacco l'effetto. Dopo aver messo il mascara come novità, anzi, dopo aver messo il mascara andiamo con il blush per dare un po' di colorito, visto che sono bianca. Il mio blushino di Make Up Revolutions. E per finire, prima del rossetto, o lo volete prima o lo volete dopo del rossetto, non lo so. No, mettiamolo prima. Andiamo con l'illuminante di Astra. Questo è l'illuminante in gocce, che allora non è, questo qui non è una novità, perché l'illuminante nuovo che era uscito era la palettina con i tre illuminanti, ma io siccome non ho mai provato un illuminante in gocce, un illuminante liquido, ho un sacco voglia di provarlo perché, non lo so, mi ispirava. Non so nemmeno come dovrei metterlo. Dovrei stenderlo con le mani? Vediamo come Vanessa sta a fare una schifezza colossale. Allora, non so se in camera si vede, ma dal vivo si vede tantissimo, almeno soprattutto qui sulle labbra si vede da morire. Devo ammettere che il colore mi piace tanto, quindi ho azzeccato anche il colore per fortuna, quindi sono contenta del colore, mi piace l'effetto che dà. Me lo aspettavo un po' più presente perché a vederlo qui quando te lo metti, cioè quando l'ho provato sulla mano sembrava tipo chiarissimo, ho detto madonna mi metto sta roba in faccia, sembro tipo illuminata dagli angeli, però in realtà si vede e non si vede, non è una cosa eccessiva, mi piace. Infine come rossetto andiamo a mettere questo qui di Make Up Revolution, rossetto liquido, questo nude un po' scuro che sto provando. Per finire andiamo a fissare tutto con lo spray fissante di Make Up Revolution. Se magari me lo metto a fuoco. Cioè, ogni volta mi lavo la faccia di tutto e di più. E quindi eccoci qui, questo è il risultato finale del make up con i trucchi appunto di Astra, con la fantastica, meravigliosa palettina di Astra. Io l'ho amata, praticamente i colori mi sono piaciuti da morire, sono molto 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 scriventi. Devo essere sincera, prima che rompo tutto, devo essere sincera,
La parte che ho preferito di più di tutti è stata questa qui perché, cioè, non lo so, questo colore è pazzesco, mi piace un sacco. Fatemi sapere voi quale parte preferite, se preferite il look della parte destra o se preferite il look della parte sinistra. Fatemelo sapere giù con un commentino. E quindi niente, se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Inoltre vi aspetto anche su Instagram e Facebook. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima.